Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il 19 maggio la Giunta ha svolto due comunicazioni in Consiglio regionale sullo sciopero revocato dei medici di base e sul progetto per la realizzazione del tunnel di Corso Grosseto a Torino. Su entrambe l'Assemblea ha svolto un ampio dibattito. 22 appuntamenti con la presenza di oltre 3.000 persone, migliaia di opuscoli, gadget e pubblicazioni distribuite allo stand, oltre 600 annulli speciali di Poste Italiane. Sono i dati che confermano il successo della presenza del Consiglio regionale alla 28ª edizione del Salone del Libro. Un volume e una mostra per ricordare storici marchi aziendali per l'iniziativa L'agroalimentare in Piemonte, i brand che hanno fatto la storia, realizzato dal Consiglio regionale con la Camera di Commercio di Torino e l'ANSA. La rassegna è visibile fino al 26 giugno a Palazzo Affari di Torino. Guido Bolatto, segretario generale Camera di Commercio di Torino. Noi abbiamo scoperto di avere nei nostri archivi una ricchezza inestimabile, la storia delle imprese del territorio attraverso i propri marchi. Sono marchi anche molto divertenti, simpatici, che raccontano la storia dell'evoluzione delle imprese sul nostro territorio e anche quella del costume. Si è svolta a Palazzo Lascaris la giornata conclusiva di Io non gioco, vinco. Realizzato dall'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura con ACMOS, il progetto contro il gioco d'azzardo e per l'uso responsabile del denaro era rivolto alle scuole superiori piemontesi. Elena Lumetta, Associazione ACMOS. Le scuole medie del territorio hanno ragionato insieme agli educatori dei rischi relativi al gioco d'azzardo e delle possibili soluzioni che si possono proporre alla cittadinanza. La Biblioteca della Regione Piemonte aderisce a Salone O. con la manifestazione Il Giardino delle Meraviglie, ospitato a Palazzo Sormani in Piazza Solferino 22 a Torino. Novità di questa edizione, oltre ai libri, alcuni momenti dedicati alla musica classica e alla tradizione piemontese. Laura Travaini, presidente associazione Scrittori e Sapori. Expo Novels è un'antologia che raccoglie racconti e ricette. Io penso che per il nostro Piemonte sia stata un'iniziativa interessante quella di inserirci come associazione Scrittori e Sapori all'interno di questo volume. Sono stati premiati a Palazzo Lascaris 180 studenti piemontesi vincitori della 31ª edizione del concorso Diventiamo Cittadini Europei, che quest'anno ha visto la partecipazione di 80 scuole per un totale di 1300 ragazzi. Andrea Giardina, Liceo La Grangia, Vercelli. Ci fu chiesto di coniare uno slogan che rendesse bene l'idea di che cosa volesse dire essere europei. Ci venne in mente, fu scelta questa frase. Lo slogan European Under the Same Sky incarna bene lo spirito europeo. Sabrina Scagion, Istituto Professionale Lanino, Vercelli. Ho scelto il tema riguardante la disoccupazione dei giovani, quindi ho deciso di rappresentare un adolescente, cosa vorrebbe e cosa spera anche, perché siamo giovani, abbiamo voglia di fare, abbiamo voglia di lavorare. È tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio, il Parlamento del Piemonte alla radio.